a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui su Clash Royale e sono qui per un video in cui parlerò di cosa ne penso io del nuovo aggiornamento su Clash Royale. È uscito da qualche giorno, oggi uscirà un doppio episodio, probabilmente avete già visto quello di Clash of Clans, se non l'avete visto trovate qui in descrizione, andatelo a vedere. Ho deciso di fare un doppio episodio perché domani deve uscire Clash Royale, però vorrei far uscire il primo episodio di Clash of the Grado, che ho visto nei commenti che vi piace l'idea di vedermi giocare in live, sclerare, senza censure, senza niente, quindi farò una serie un po' così. Come vedete sono tornato in Arena 8, ma questo ne parleremo dopo, però oggi ho deciso di farlo insieme a Clash of Clans, l'episodio dell'aggiornamento, perché molti degli youtuber più grandi e famosi stanno facendo 8 miliardi di video su questo aggiornamento per fare più visual possibili, per accaparrarsi più iscritti possibili da questo aggiornamento, perché apertura baule epico, apertura baule leggendario, che ne penso dei tornei, che ne penso della nuova truppa. Io un video al giorno per ste cagate non le faccio, perché sinceramente prendere iscritti così a me non è che interessa molto, anche perché poi la gente magari visualizza il video, magari si iscrive pure, poi non se caga più. Quello che mi interessa però è dire la mia opinione. Prima di tutto perché me l'avete chiesto in tantissimi sotto diversi video di fare un video riguardo l'aggiornamento e di dire la mia. Non sarò troppo duro questa volta con Supercell, anche se in realtà sono sicuro che è un aggiornamento mirato a fare cassa su questo gioco, che ultimamente magari stava incassando molto di meno. E quindi hanno introdotto tante cosettine per dare contentini a chi non ha leggendarie, ma anche per far spendere i soldini a chi shoppa. Perché? Perché l'introduzione più grande era stata innanzitutto appena è arrivata l'aggiornamento per il primo giorno, avevi l'offerta unica a 10 euro che ti offriva 1200 che era 100.000 monete d'oro, 1200 gemme, una cosa del genere, 1200 gemme e tipo un baule epico, il baule leggendario, il baule magico, cioè un'offerta assurda a 9,99 euro, e quella se la sono shoppata tutti quelli che spendono soldi su Royale, quindi hanno fatto banco. Primo giorno di aggiornamento subito cash, madafaka, io non l'ho presa, la mia offerta era proprio il baule magico, quindi chi te sen cula. E hanno messo adesso queste offerte speciali ogni metà giornata, quindi un paio al giorno, dove può capitare, ecco, il baule epico, può capitare il baule leggendario, insomma è una cosa figa, anche perché come vedete costa gold, quindi se hai gold da parte puoi shopparti queste cose. Solo che questo cosa porterà ovviamente a chi non spende ogni tanto di avere qualche agevolazione, a chi spende vuol dire che se io adesso gemmo che ne so 500 euro come faceva Ciccio Gamer, e comincio a prendere questa, poi finita questa me ne dà un'altra, ne prendo un'altra, ne prendo un'altra. Cioè, voi capite che posso prendere un boato di gold con i soldi e poi in pratica prendere a manetta queste offerte qui. Quindi, ragazzi, nì, cioè, nel senso, è un aggiornamento che agevolerà alcuni, ma agevolerà così tanto anche chi gemma, che alla fine la cosa non cambierà. Voi pensate, ma Alec, con questo aggiornamento finalmente potrò avere più leggendarie, potrò avere più epiche. Ma quelli che shoppano, anche loro potenzialmente ne avranno molte di più, e quindi semplicemente voi avete le leggendarie, ma ci sarà un boato di gente che ce l'ha a livello 2, a livello 3, a livello 4, e quindi sarà sempre comunque una situazione cancerogena, l'ambiente di Clash Royale, come lo è sempre stata e come lo è sempre sarà, un gioco basato sul gemming fondamentalmente. Una cosa carina che hanno introdotto sicuramente è il fatto delle sfide, che tu puoi partecipare, ti puoi fare i tuoi 2000 gold, ma devi fare 12 vittorie. Se ne perdi 3 sei fuori e ti prendi il budget che hai guadagnato, con le carte che hai guadagnato. Un'idea carina per fare più gold al giorno, per chi vuole nerdare e fare gold, cercare magari di sbloccare le ricompense, ci può stare. I tornei che cosa hanno cambiato? Hanno dato poche cose, ragazzi, semplicemente hanno introdotto questo torneo da 100 gemme per dare il contentino a chi lo vuole fare, anche a chi non gemma, accumuli 100 gemme, puoi fare il tuo torneino di merda e vabbè. Poi hanno lasciato quello da 500, quello da 2000, quello da 10.000. Punto. Niente di che. Se tu cerchi i tornei comunque non li trovi. Come sempre. E per il resto hanno introdotto delle carte nuove. E vabbè, lo saprete tutti. Hanno introdotto altre due leggendarie per un totale di 8. E stavolta le leggendarie cominciano a essere veramente tante. Hanno introdotto lo sgherro qua, cavaliere. Non trovato. Ancora. Mega sgherro. E poi introdurranno un'altra carta non leggendaria, più un'altra leggendaria. Invece la leggendaria che hanno annunciato da poco è il Drago Infernale, che è una sorta di draghetto, che sarebbe una sorta di Torre Inferno che si muove. Difatti fa danno nel tempo da 75 a 8,75, con un danno sul corpo da 33,50, 950 punti ferite. Insomma,
Sgrava a merda anche questa cazzo di leggendaria a aggiungere un po' ai cancri del gioco. E per il resto niente, come avete visto sono risalito Arena 8 con un mazzo anche improbabile che sto giocando. Strega, draghetto, le due leggendarie che ho, la Torre Inferno, il Domatore, la Scintilla e i Sgherri. Semplicemente ho messo insieme le epiche di livello maggiore che ho, dato che il draghetto ce l'ho al 4 e la strega la posso far salire al 4. Fanno comunque danno ad aria, una buona difesa, c'ho le due leggendarie, semplicemente mi chiudo in difesa e poi controattacco. Non è un grande deck, però mi ha permesso di risalire in un momento in cui ero un po' tiltato. Ho 4000 gold, vorrei far salire la strega, me le vorrei tenere perché vorrei prendere una di queste offerte che ogni tanto sono disponibili, se costano 10.000 gold sono fattibili. 10 epiche sono buone, certo è pure vero che spendo 10.000 gold, quindi poi quando cazzo faccio salire tutte queste epiche, i gold mi servono anche per quello, quindi alla fine cosa ti porta a fare il gioco? A comprare gold per prendere più offerte, per potenziare più carte e spendere ragazzi. Supercell ha avuto di nuovo un aggiornamento intelligente per far tornare a spendere gli utenti su questo gioco e incassare altro denaro su un gioco che probabilmente non avrà sta grande longevità. Nel senso che è odiato dai più, anche se c'è molti bimbi che lo difendono a spada tratta, perché ormai ci giocano da tempo, sono forti, hanno le carte di livello alto e non vogliono che il gioco finisca perché altrimenti cesseranno di essere forti. E a me sta cosa mi dà un fastidio assurdo perché i giochi è belli anche quando variano. Clash Royale a me non mi ha stufato abbastanza, però queste novità danno un po' di brio, anche a me danno un po' di voglia di vedere le carte nuove, di vedere un po', anche se so già che mi incazzerò, motivo per il quale, come ho detto, avvierò il Clash of the Grado, la serie in cui giocherò in live, sbroccando senza censure. Vaffanculo, porca puttana, voglio giocare come quando gioco che non sto riprendendo, me stesso, senza trattenermi. E spero che vi intratterrò con le mie nabbade, con i miei scleri, perché io non so giocare e me ne vado fiero perché sto giocando a un gioco di merda. E quindi detto questo, ragazzi, spero che il mio parere sull'aggiornamento vi sia piaciuto, vi abbia soddisfatto quello che ne penso riguardo a questo giochino, l'aggiornamento di quei diabolici che stanno dietro a Supercell. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, dai che è tutto, ci vediamo domani per un altro episodio su Clash Royale. Un saluto!